ha esagerato con l'alcol ed è caduto in acqua sulla panchina di via destra dal porto di Rimini. A salvarlo un provvidenziale intervento del carabiniere di Melfi Luigi D'Angelo. È accaduto lunedì sera intorno alle 23, quando il militare, che stava per prendere servizio nella vicina caserma, ha visto una donna che chiedeva aiuto dalla banchina. Il militare, seguendo le indicazioni, ha visto un uomo tra le due barche ormeggiate con il volto sanguinante che faticava a restare a galla. Aggrappatosi con una mano alla fune di un ormeggio, si è sporto fino a raggiungere con l'altra mano il malcapitato e con fatica è riuscito a prenderlo sotto braccio. Grazie anche all'aiuto di un altro militare lo ha issato di peso sulla banchina. Qui il militare D'Angelo e gli altri soccorritori gli hanno praticato un massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza del 118, che lo ha trasportato in ospedale. L'uomo, un marocchino di 33 anni, si trova ancora in osservazione a causa dell'acqua presente nei polmoni e per le lesioni al viso durante la caduta in acqua. Dalla ricostruzione è emerso che l'uomo e la donna, entrambi ubriachi, stavano camminando sulla banchina destra del porto di Rimini, quando all'improvviso lui è caduto accidentalmente in acqua. Ieri il capitano dei carabinieri, Ferruccio Nardacci, si è complimentato personalmente con il sottoposto Luigi D'Angelo per il positivo esito della coraggiosa operazione di salvataggio.